Non mi toccare con le mani piene di cipolla. È tempo lacrimando. Ragazzi, rendetevi conto che questa è la prima volta che Chiara taglia della cipolla. Vabbè, ok, vai, vai, vai. Quel pezzettino che hai sul... Ragazzi, Chiara ha mangiato un pezzettino di aglio. Amici miei, buongiorno! Allora, come state? Come state passando voi questa domenica? Allora ragazzi, io, essendo che sono a casa e non sono in casetta per un po' di giorni, sono dovuta stare a casa, ho deciso di condividere con voi una specie di nuovi video, dei vlog un po' più lunghi. Chissà come mai vi stanno piacendo. Quindi ho deciso oggi di chiamare Chiara e proporgli... Amore, ti stavo per chiamare. Mamma, stai nascondendo qualcosa? E no, amore, ti stavo giusto chiamando perché devo proporti un vlog sfida. Sei pronta? Hai aperto bene le orecchie? Che vlog sfida, secondo me? Mi farai lavare i piatti o mi farai cucinare? No, vabbè, i piatti li abbiamo già lavati nel video di ieri, che quindi nel caso non l'avessi ancora visto, te lo metto qua e vai a curiosare il nostro pigiama party. Bravissima! Come puoi notare, c'è una cipolla. Perché, beh, sì, lo so, sembrano quasi le tue ascelle quando torni da casa, dopo scuola. In realtà sembrano quelle di papà. Dici che puzzano di ascella? Di cipolla? Io gliela annuncio sempre quando Ok. L'odore. Allora, Chiara. Fammi parlare. Ma volevo dirti la sfida. Uno. Ma scusami un attimo, Chiara, ma... basta! Ma sei appena uscita dalla doccia? Sì, beh, quindi... E c'hai anche i capelli bagnati? Vabbè. Perché non te li vai a asciugare? No. Vabbè, Chiara, allora, la vuoi sentire questa nuova sfida vlog? Te la dico io, bisogna cucinare, vero? E scusami, come fai a saperlo? Perché non è niente da cucinare, eppure stanno arrivando ospiti. Ebbene sì, ragazzi, stanno per arrivare degli ospiti a cena e non abbiamo ancora cucinato. Punto uno, esci dalla mia cucina. Punto secondo, esci dalla mia cucina. Va bene, io me ne vado. Allora, cucina tu, ciao. Allora, ragazzi, avete capito molto bene, ho chiesto a Chiara di aiutarmi a cucinare. Io cucino! Perché stasera abbiamo tre ospiti, di cui una mamma, un papà e una bambina molto speciale. Che ci guarda i nostri video. Che guarda i nostri video, allora abbiamo deciso di fargli una super sorpresa e stasera verranno a cena. È un amico di papà. Bravissima, e quindi non ho ancora nulla di pronto, ragazzi. Quindi... Devi blaterare, vieni qua, se no ti devo prendere dalle orecchie. Riprendimi. Allora, ragazzi... Basta, mi devi dire le cose, sì, ho capito. Ragazzi, tutti, bla bla bla, riprendetemi, bebe, e riprendimi. Cioè... Va bene. Ragazzi, come prima cosa vi andrò a dire il fatidico menù. Una cosa molto semplice, saranno dei ravioli ripieni di carne e verdura con il sugo fatto da Chiara. E come secondo piatto, ragazzi, Chiara dovrà fare un arrosto. Cioè, praticamente non ha mai cucinato in vita sua e ancora di più non ha mai cucinato un arrosto. Alcune volte cosa hai fatto? Ti ho aiutato. Sì, a fare un panino per papà. Ma che panino! E quando ricordo... mai tu mi hai aiutato? Quando facevamo le cose con l'uovo. Ma Chiara, ma mi sbattevi l'uovo per la frittata, ma quello... Dai, riprendimi! Va bene, allora ragazzi, come prima cosa andremo a tagliare questa fantastica cipolla. E Chiara non sa ancora che la farà piangere. Ma guarda, sai... che lo so, che l'ho sentita, mica sono così tanto scema. Allora, ovviamente... Un coltello che non ha la punta. Bravissima, e dove non ti potrai tagliare, con cui non ti potrai tagliare. Allora, Chiara, aspetta che prenderò l'asse da stiro. Sì. L'asse da stiro. Che dici, mamma? No. No, ragazzi, scusatemi. Andrò a prendere l'asse da tagliare e... Le mani, che puzza. Chiara, guarda che c'ho i capelli puliti, evita di fare cavolate, Vabbè, prendiamo l'asse. Che puzza. Vabbè, mettiamoci all'opera. Ecco a voi l'asse, scusate il colore, ma a furia di usarla.
riprendi sotto che non si vede no. bene. Aspetta, Chicca, ti voglio solo far vedere aspetta, una cosa. Aspetta, ma dove devo tagliare qua? Difatti, voglio farti vedere una cosa. Perché? E poi la tagli tu. Allora, ragazzi, come potete notare, gli farò a Chiara tagliare un pezzettino, ok? Posso così. Sentire? Sì, senti quello che vuoi. Io te la vado solo. Mangiare? No, cruda così evitiamo. Evita di sporcarmi tutta la cucina. Allora, Chiara, tu devi tagliare questo pezzo di cipolla che ti ho tagliato e ti ho già sbucciato. Super super piccolo. Guardate negli occhi, ragazzi. Già incomincia a lacrimare. Ragazzi, perché dobbiamo andare a fare il soffritto di cipolla. Guarda dentro cosa mi sono sì. Il soffritto di cipolla per il sugo. Quindi ragazzi, vediamo Chiara cosa combina. Allora, mamma, il naso, questo naso. Vai, 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 vai. Che mi serve tanto soffritto di cipolla. E non lanciare le cose. Hai capito? Eh? No, ragazzi, guardatemi gli occhi. Chiara, ma non ce la stai facendo? Guarda, no, ce la faccio. Allora, ragazzi, nel mentre che Chiara sta provando a non piangere e nel mentre sta provando a tagliare in piccoli pezzettini. Sì, stai provando. Fatto. Chiara, li devi tagliare piccoli così. Secondo me, ragazzi, sarà una battaglia molto dura. Ma sicuramente Chiara ce la farà. Vieni qua! Fammi vedere! Mamma, dai, veramente! Non mi toccare con le mani piene di cipolla! E stai un po' lacrimando! Ragazzi, rendetevi conto che questa è la prima volta che Chiara taglia della cipolla. Vabbè, e io sono super curiosa e voi lo sapete? Scrivetemi qua sotto nei commenti le vostre... Posso dire una cosa? Le vostre ricette. Io taglio così quando devo tagliare dei piccoli pezzi, perché sennò se faccio così mi taglio un po' il dito. Quindi state attenti e fatevi sempre aiutare da un adulto. Perché lo devo dire sempre io, mamma? Comunque vabbè. Allora, nel mentre che Chiara minuziosamente sta tagliando la cipolla in quadratini, andrò a mettere un goccino di olio d'oliva e non di olio extravergine, perché lo preferisco avere un po' più leggero. Lo andrò a mettere all'interno della padella. Ah, lo metto io. Va bene, lo metterai tu. Scaldiamo e mettiamo la cipolla, che forse no, finalmente, ragazzi, Chiara, ragazzi, non provateci mai a tagliare la cipolla e venire gli occhi grossi grossi, eppure rossi rossi, brucia brucia, eppure bianchi. Sì, ragazzi, e fatemi sempre aiutare da un adulto quando c'è il coltello, perché lo devo dire sempre io, mamma, ciao. Sì, è vero, scusate ragazzi, fatevi sempre aiutare da un adulto. Ragazzi, abbiamo poi le patate da mettere all'insieme all'arrosto, ma le patate le taglierà la mamma, perché il coltello, sbucciando le patate, vi potete fare male, quindi mamma, no! Fatevi aiutare da un adulto. Cosa ti sbuccia sposta? Sì, vabbè, ci metterai un'ora. Tu ci provi con una, io nel mentre ne taglio già sei. Ok, Chicca? Vabbè, comunque io ho già finito di tagliare a pezzettini, ma io continuo. Mamma mia. Guardate, c'è. Mamma mia. Io ho già finito. Però io continuo, invece che fare così, così, così. Io faccio così. No, basta, mi fanno piangere, no, ragazzi. Ragazzi, dovete capire che io guardo tante volte mia mamma cucinare. Allora, mettiamo la pentola qua, perché sul fuoco... Come prima cosa devi mettere prima l'olio. Perché io vedo sempre la mamma quando cucino. Prima cosa mettere l'olio. Stop, bravissima, guardate un po' poco. Sì, col coltello. Io, ragazzi, non l'ho messo sul fuoco perché sennò mi bruciavo.
faccia. Bravissima, ma difatti tu non lo metterai sul fuoco. Ragazzi, prima bisogna sempre far scaldare un po' l'olio e poi mettere la cipolla. Però essendo che non gli faccio toccare il gas a Chiara. Aspetta, mammi! Ok, e poi andiamo ad accendere il fuoco. Allora ragazzi, sì, sì lì, sì, tavolo 6, sì, sì lì. Ma ragazzi, Mosti crede di essere al ristorante? Mamma, sono veramente al ristorante, stanno arrivando qualcuno, mamma, cioè, sì, il tavolo 9 è lì. Ma perché avete portato il coniglio che si mette le gambe nel pieno? Cioè, vabbè, ciao. Ciao! Allo! Vai, vabbè. Vabbè, ragazzi, nel mentre, come potete notare, c'è la cipolla, stavo per dire stipolla, c'è la cipolla che sta soffriggendo. Ora andiamo a prendere la carne che c'è all'interno di quel sacchetto verde. Sì, lanciamo pure le cose. E sì, e mamma andrà a mettere la carne cruda, che sarebbe la carne trita, all'interno della cipolla. Allora ragazzi, come potete vedere, mi sto lavando le manine, così almeno sono super pronta per prendere la carne e metterla all'interno della pentola dove c'è la cipolla che sta friggendo. Guardate qua ragazzi che bella carne trita che c'è. Voglio metterlo anche io. No, perché tu ti bruci, lo sai. Ma allora voglio metterlo da lontano, dai. Ma ti faccio, poi tanto ci devi fare le altre cose, devi mettere sulle cose. Ma non mi devi dire niente perché io non so cosa fare. Ok, mamma. Bene, amore. Guardate qua dentro c'è, ragazzi. Sì, la carne. Guardate, il fumo rosa sembra. Sì, fumo rosa. Io devo mettere questo, vero mamma? Questo qua. Quello è l'arrosto, amore, sì. E che poi dopo lo farai. Ok. Allora ragazzi, come potete notare, ho fatto, dopo che Chiara ha fatto il soffritto di cipolla, ragazzi, che generalmente non si fa così grosso, si fa super piccolo. Ma Chiara l'ha voluto fare così grosso. Volevo imparare. Sì. No, di fatti, amore, io non ti sto dicendo nulla. Adesso, ragazzi, dopo che sta in pratica cuocendo la carne cruda con la cipolla, l'arrosto non si taglia adesso perché non si taglia da crudo. Adesso devi. Adesso devi mettere sull'arrosto, amore. Quindi. Ah, ok. Ok. Adesso farà l'arrosto, Chiara, cioè. Cosa, ragazzi, andiamo a prendere all'interno del frigo l'aglio. Allora ragazzi, essendo che Chiara non riusciva a capire che cos'era l'aglio e lei confonde un po' l'aglio con la cipolla, gliel'ho preso io. Chiara, mi devi sbucciare due spicchi belli grossi di aglio. Ecco, nel mentre Chiara si è fatta self service, quello no amore, l'aglio no, si è fatta self service, si è preso un succo e andrà a sbucciare l'aglio. Dimmi amore che mi servono due spicchi belli grossi di aglio. Dai, vabbè ragazzi, ma hai fame? Vuoi farti anche uno spuntino? No, come fai? Ok. Allora Chiara, puoi sbucciare l'aglio per favore? Che te l'ho già tagliato. Brava, non pensavo fossi così capace. No, ma se lo faccio brucia, cioè piange. No, non piange amore. Strappalo un pezzettino con le mani e prova a assaggiarlo. Ok, vai, vai, vai. Quel pezzettino che hai sul... Ragazzi, Chiara ha mangiato un pezzettino di aglio. Io direi che stanotte non avrà paura dei vampiri perché l'aglio caccia via i vampiri, ragazzi. Vabbè, diciamo che con l'aglio non ha funzionato tanto, ma... Chiara, allora, dammi due spicchi di aglio. Bravissima, lo ragazzi. Io? Sì. Allora, tagliali a metà una volta e andrò a cercare la padella per l'arrosto. Allora, ragazzi, la pentola l'ho presa, ho messo un goccio di olio, un goccio di Chiara burro. E questa sta mangiando, complimenti. Comunque quello non farti vedere perché era di tuo fratello. Quindi lo mangi e lo butti via subito, che se ti vede si mette a piangere, che uno solo ce n'era ed era di tuo fratello quello. Sì, brava. No. Ma Monella, dopo aver messo
l'olio e il burro devi mettere l'aglio, non l'hai ancora tagliato. Perché mi hai detto spostati. Sì, ti ho detto spostati, che è inutile che stai lì, perché stai continuando a mangiare e bere. Cioè, quindi scusami, che cosa mi servi? Cioè, sei una cuoca, sì o no? Dove lo butto? Aspetta, non lo lanciare. Ok, mettilo qua dentro. C'è dentro. Non li lanciare, appoggiali, che ti schizzano, vai tranquilla. C'è dentro. L'hai detto prima, amore, olio e... burro. Bravissima, amore, me l'hai anche visto, che lo facevo. Quindi, ragazzi, per avere un buon gusto d'arrosto, ragazzi, io quasi sempre ci metto solo olio, burro, ragazzi, e due spicchi d'aglio. Dimmi. La mamma è piemontese, quindi una volta si è fatta assaggiare le polpette al piemontese. Le polpette? No. O i peperoni? No. C'era un antipasto, cioè era pieno di delle cose, hai capito, vero? La bagna cauda, ragazzi. Mi piace. Sì, ma se hai tutti, sì, hai, ok, hai tutti le mani piene di cipolla e mi hai appena toccato i capelli, ragazzi. Comunque, non si toccano i capelli quando uno cucina, ok? Allora, spostati che adesso dovrò mettere io l'arrosto. Apri bene l'arrosto. Oh, che fai? Così. Non ti avvicinare troppo. Perché? Allontanati perché non hai le mani pulite. Voglio sentirlo. Annusalo. Ok. Ragazzi, ecco qua l'arrosto. Dopo che si è scaldato un pochettino, ecco, ottimo. Vabbè, ragazzi, ne dovrò tagliare un pezzettino per farlo stare nella padella. 3 secondi e sono da voi. Ragazzi, avendone tagliato una fettina che lo andrò poi mettere dopo, finalmente è riuscito a starci nel mentre il sugo sta cuocendo. E che dire, ragazzi, Chiara mi è sparita completamente. Eccola qua, sento la sua voce. Cosa? No, amore, ho solo messo l'arrosto all'interno della pentola e stai di nuovo bevendo. Mi stavi chiamando? Allora, Chiara? Continella, cucci cucci! Cosa? Dov'è? Lì. Dov'è? Lì, sembra una coccinella. È una coccinella, ragazzi, è vero! Chiara, ma una coccinella. Ma che non si vede. Vabbè, è uguale. Cucci. Allora, Chiara, ti posso svelare un segreto per essere una cuoca perfetta? Chiara, ogni volta che una donna, o comunque un uomo o una donna cucina... Sì, perché anche la possono cucinare anche i piatti. Bravissima, va poi pulita la cucina, no. Hai capito? Sì, adesso butti via tutto quello che non serve più. Allora, l'olio, Chiara, va nel mobile, quindi... Oddio. Il tappo, chiudi e mettilo nel mobile. Ciao! Ragazzi, immaginavo che Chiara alla fine mi desse buca. Vabbè, comunque, non ci sono problemi. Tanto c'è sempre mamma Giulia che sistema. Lei se ne va di là e mamma Giulia sistema di qua, giusto? Chissà come mai, ma sempre le mamme che si devono occupare dei lavori sporchi. Vabbè, ragazzi, la sua bottiglietta d'acqua era bella fresca. Perché non aprire il frigo e rimetterla a posto e così almeno dopo la ritrova bella fresca? No? Perché tanto c'è sempre mamma Giulia che lo fa. Perché non buttare via il succo? Perché tanto ci penserà mamma Giulia. Perché non mettere i coltelli che ha utilizzato all'interno del lavandino? Perché ci penserà mamma Giulia. E la stessa cosa vale per tutto il resto, anche per la sua camera. E Chiara, scusami, dobbiamo ancora tagliare le patate? Mi dai una mano? Vai a lavarti le mani subito e tagliamo le patate insieme. Però quello che è il tu il taglia patate che non ti fai male, io il coltello, no, va bene? No, le taglio io. Vai a lavarti. Vieni con me. No. Vabbè, andiamo a vedere che si lava le mani. Allora, Chiara, sì, vabbè. Per togliere l'aglio. Per togliere l'aglio, al massimo era la cipolla. Punto 1 e punto 2, Chiara, te ne ma sei messo un quintale. Poco. Devo ancora. No. Basta, dai, su che andiamo a fare le patate. Vuoi vedere delle bolle mega? Vediamo, dai. Hai visto? Guarda. Vediamo come le fai. Brava! Oh, ecco, è caduto pure. Sì, se ne frega. Perché, ragazzi, io non so voi, ma ogni volta che c'è qualche ospite a cena, la mamma deve sempre...
Pre. Pulire minuziosamente. Perché... Cosa stai gridando? Mi fai impazzire. Ma guarda che a dire la verità sei tu che mi fai impazzire. Vabbè, ragazzi, nel mentre vi facciamo vedere Diego, lui tranquillo col suo bel pigiamino di Tom e Jerry, a guardarsi i video su YouTube. Ecco, tanto per ricambiare si fanno i display. Andiamo di là, Chiara, veloce. Oh, mamma mia. Allora, nel mentre controlliamo un attimo. Allora, l'arrosto procede molto bene. No, amore. E adesso la carne, tra poco, ragazzi, andremo a mettere il sugo. A few moments later. Ok, ragazzi, ho messo all'interno il sugo, il pomodoro. Perché ci stava appiccicando. Se no, stava per appiccicarsi, bravissima Chiara. Allora, e vediamo un attimo se riesco già a girare l'arrosto, perché poi lo devo andare a... Ma non ti bruci? No, amore, non mi devo bruciare, perché mi devo bruciare? No, voglio tagliare le patate. Adesso le tagliamo. Cerco un coperchio, ragazzi. Aspetta, sono mamma. Da voi. Okay. Allora, coperchio trovato, sugo girato. Io facevo così, Apollino e lei. Sei spaventato, immaginavo. Dove sei già votato? Allora, bravissima Chiara, è dentro il cassetto. Allora, ragazzi, quale? Ecco qua le patate incriminate. E mamma. Chiara ha tirato fuori su per la patate. Devo vedere se sono marce. Ma finiscila, vale, appena comprate. Mamma. Marce. Ma più allora, giorno. Da qua lo devi aprire? Dalla rete? Ok, sì. Apri, bravissima. E comincia a sbucciare mamma le patate. Comincia a tagliare quella media. Se, secondo me non ce la farai. Vediamo un po'. Ragazzi, ci sta mettendo praticamente un'ora a patata. Non è così facile col pela patate. Sinceramente, col pela patate e carote, secondo me è meglio la carota, perché essendo lunga e tutta liscia e non avendo una curvatura. Chiara, le sbuccio io le patate? Vabbè, io ti lascio lui che mi sta chiamando Diego. Dimmi, cucciolo, cosa c'è? Vuoi un Kinder fetta al latte? Sì, ma... Ok. Allora, vediamo un po'. Ti metto questo e vado a prenderti un fil latte, ok? Dammi bacio. Ma questo l'abbiamo già visto. L'hai già visto? Vieni, guardi un altro. Bacio. Ragazzi, Diego, gli ho messo un video su YouTube, perché lui ama follemente i video su YouTube, soprattutto quando è a casa lì per addormentarsi. E nel mentre mi ha chiesto un Kinder fetta al latte. Guardami, quindi glielo vado a dare. Vediamo un po', Chiara. Piano piano Chiara ci sta riuscendo, Forse Chiara mi stupirà. Record mondiale di Chiara. Portiamo il fil latte. Chico, allora tirati su, mangiati pure il fil latte e dammi un bacio. E secondo voi chi non poteva esserci? Ragazzi, avete visto che c'era anche Pallino. Perché? Perché lui è un super golosone. E che dire? Chiara non ha neanche pelato una patata. Guardate. Però ragazzi, devo dire Chiara che sei veramente in gamba. Io non sei mai super tagliate. super fantastica. Ma amore, anche se non le hai mai tagliate, ma sei super fantastica. Allora, intanto andiamo a vedere. No, bruciare non brucia. Sta cuocendo l'arrosto e il sugo. Ok, aspetta, chicca. Per non toccarlo faccio così. Brava, e così si toglie la buccia. Per sistemarlo faccio così. Brava, ok. Così. No, veramente? Sì, però devi togliere il dito perché ti taglia, amore. Hai capito? Allora ragazzi, mi conviene andare in soccorso di Chiara, mi lavo le mani e vado a sbucciare le patate. Ci vediamo giusto tra un secondo. Ecco voi ragazzi, Chiara ha sbucciato finalmente tutte le patate! Le hai tagliate tutte tu?
Ma stavo scherzando, i miei amici lo sapevano che li tagliavo io. Dimmi, cucciola. Però... lo sapete che potete fare tante cose con le patate, potete tagliare. Sì, vabbè, lasciale lì che adesso le tagliamo. Posso tagliarle? No, lo tagli con quelle, te ne faccio tagliare una sola e me le metti in questo contenitore. Perché una sola? Perché non so come le tagli, perché poi le devo anche, amore, lavare prima di cuocerle. Vabbè ragazzi, devo ancora fare una marea di... Sì, no, vabbè, lasciale così che poi le taglio io. A quadratini piccoli. Ok. Non piccoli piccoli come le cipolle. Cioè così, guarda. Vabbè, a parte che non hai messo l'asse sotto, vabbè. Così. Così. E così. Questi sono i quadratini. Ok. Hai capito? Yes. Vabbè ragazzi, io non ho ben capito se Chiara ha capito o no. Però, che dire, ho una marea di cose da fare. Io e figlia Chiara vi dobbiamo salutare. Abbiamo preparato cena con voi e ovviamente mangeremo tutto noi, giusto Chiara? Eh sì amore. Perché? E che cosa dobbiamo fare? Io devo ancora fare un mucchio di cose. Guarda, addirittura c'ho ancora i cuscini sul tavolo e tra mezz'ora mi arrivano gli ospiti. Quando si cucina, e te l'ho detto mille volte, i capelli non devono andare. Sì che le dobbiamo lavare, però non vorrei che ci fossero poi dei capelli in mezzo. Hai capito cucciola? Va bene dai, mamma mia, ci metti 2 ore chicca. Sì, va bene. Sì, non va bene, però ve la facciamo andare bene lo stesso. Così? Va bene, ok, mettile pure dentro. Sta tagliando malissimo. Vabbè, allora, sì. Allora, Chiara, salutiamo i nostri amici. Ciao! Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Ciao! Vabbè, ragazzi, era uno scherzo. Mamma! Ci vediamo domani con un nuovo video. Aspetta, me lo togli? No, vabbè, Chiara, basta, vattene dalla cucina. Vattene dalla cucina. Ah, dimenticavo amici, se per caso volessi fare qualche sfida a mamma Giulia contro figlia Chiara in cucina, scrivecelo qua sotto nei commenti, che noi saremo ben felici di esaudire ogni tuo piccolo desiderio. Ciao, ci vediamo domani con un nuovo video e buona domenica.